Riprendiamo questa nostra lettura di quest'anno che per ora rimane virtuale finché non potremo tornare nella nostra cara sala dell'istituto. Qui a proposito approfitto di ringraziare per la solita ospitalità. Oggi, come sapete, almeno chi di voi sta seguendo dalla prima parte dell'anno, leggiamo il canto quindicesimo dell'Inferno. E per chi di voi è nuovo e per chi di voi magari se l'è scordato, vi ricordo come sarà la nostra lezione. Prima leggerò tutto il canto di seguito e poi riprenderò a spiegare tutto ciò che sembra rilevante. A un certo punto faremo una pausa durante la quale potete approfittare per domandare attraverso la chat. Se avete dei dubbi, e dopo 5 minuti si riprende, cerco di rispondere ai vostri quesiti. Va bene? Sì. Allora, e vi prego per favore di silenziare i vostri microfoni, a meno che non dobbiate parlare, così non si sentono suoni che involontariamente invadono il nostro corso. Ricordiamo un po' dove eravamo. Vi ricordate che nel canto undicesimo dell'Inferno Dante ci racconta come Virgilio gli ha spiegato l'ordinamento dei peccati e quindi da ciò che Virgilio ha annunciato lì possiamo riconoscere facilmente, anche perché questa cosa viene ripresa nel canto tredicesimo, che siamo nel settimo cerchio, quello dove sono puniti i violenti, che sono divisi in tre gironi a seconda dell'oggetto verso il quale hanno fatto violenza. Dante trova primi violenti contro il prossimo, che noi abbiamo letto nel canto dodicesimo, poi entra nella selva disperata di coloro che hanno fatto violenza contro se stessi, nella persona e nelle cose, cioè suicidi e scialacquatori. E poi invece l'ultimo canto che abbiamo letto prima della pausa invernale, nel canto quattordicesimo, si racconta l'arrivo di Dante e Virgilio all'orribile sabbione, cioè a questo sabbione rovente sopra il quale cadono falde di fuoco e che diciamo ospita tutti i violenti contro Dio, suddivisi a loro volta in violenti contro Dio nella persona, che sono i blasfemi, tra cui ricorderete probabilmente Capaneo, e quelli che ci occuperanno oggi, i violenti contro natura figlia di Dio, cioè i sodomiti, la cui presenza qua è stata annunciata da Virgilio con il termine appunto Sodoma, e infine il che vedremo la settimana prossima e l'altra, gli usurai violenti contro l'arte, nipote di Dio. Va bene? Tutti questi sono nel sabbione in diverse posizioni, quelli che vedremo oggi, come adesso stiamo per leggere, camminano in continuazione. Allora, leggiamo il canto. Ora c'è in porta l'un dei duri margini e il fumo del ruscel di sopra ruggia, sicché dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Quali fiamminghi tra guizzante bruggia, temendo il fiotto che l'inverno spaventa, fanno lo schermo perché il mar si fugge, e quali padoan lungo la brenta per difender lor ville e lor castelli, anziché carentani il caldo senta, a tale immagine erano fatti quelli. Tanto che né sì alti né sì grossi, qual che si fosse lo maestro Felli. Già eravam dalla selva rimossi, tanto che io non avrei visto dov'era, perché io indietro rivolto mi fossi, quando incontrammo d'animi una schiera che venia lungo l'argine, ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare uno altro sotto nuova luna. E sì ver noi aguzzavam le ciglia come il vecchio sartor fa nella cruna. Così adocchiato da cotal famiglia, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: Qual maraviglia! E io, quando il suo braccio a me distese,
Ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sì che il viso abbrusciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto. E chinando la mano alla sua faccia, risposi: siete voi qui, Brunetto? E quelli: o figlio il mio, non ti dispiaccia se Brunetto latino un poco teco, ritorni indietro e lascia andare la traccia. E dissi lui: quanto posso ben preco, e se volete che con voi m'asseggia, farò, se piace a costui che vo' seco. O figlio disse: qual di questa gregia s'arresta punto, giace poi 100 anni senza arrostarsi quando il fuoco il feggia. Però va oltre, i te verrò a piangere. E poi ridignerò la mia masnada che va piangendo i suoi eterni danni. Io non osava scender dalla strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea com'uom che reverente vada. E cominciò: qual fortuno destino, anzi l'ultimo di qua d'Utinena? E chi è questi che mostra il cammino? Lassù di sopra, nella vita serena, risposi io lui, mi smarrì in una valle, avanti che l'età mia fosse piena. Or ier mattina le volsi le spalle, questi m'apparve tornando io in quella, e reducemi a ca per questo calle. Ed elli a me: se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. E se io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera con frutto. Ma quello ingrato popolo maligno, che discese di Fiesole abbantico e tiene ancor del monte del macigno, ti si farà per tuo ben far nemico. Ed è ragion che tra i lazzi sordi si disconvien fruttare al dolce fico. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba, dai loro costumi fa che tutti fordi. La tua fortuna tanto onor ti serba, che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba. Faccia le bestie fiesolane strame di lor medesime, non tocchin la pianta, s'alcuna sorge ancora il non letame, in cui riviva la sementa santa di quei roman che vi rimase in quando fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse tutto pieno il mio di mano, rispose io lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che in la mente m'è fitta e or m'accora. La cara e buona immagine paterna di voi quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'uomo si atterna. E quant'io l'abbia in grado mentre io vivo, convien che nella mia lingua si scerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo e servolo a chiosar con altro testo a donna che saprà se a lei arrivo. Tanto voglio che vi sia manifesto, purché mia coscienza non mi garra, che alla fortuna, come può, son presto. Non è nuova agli orecchi miei talar, però giri fortuna la sua rota come le piace, e il villan la sua amar. Lo mio maestro allora, in sulla gota destra, si volse indietro e riguardommi, poi disse: bene ascolta chi la nota. Né pertanto di men parlando vommi con Ser Brunetto e dimando chi sono i suoi compagni più noti e più sommi. Ed elli a me: saper d'alcuno è buono, degli altri fia laudibili tacerci che il tempo sarà corto a tanto suo. Insomma, sappi che tutti fur chierci e letterati grandi di gran fama d'un peccato medesimo al mondo lerci. Prisciansen va con quella turba grana e Francesco d'Accorso anche, e vedervi s'avessi avuto di tal tigna brama, colui potei che dal servo dei servi fu trasmutato d'arno in bacchiglione, dove lasciòli malprotesi nervi. Di più direi, ma il venire il sermone più lungo esser non può, però chi veggio là surger nuovo fumo del sabbione. Gente vien con la quale esser non veggio. Siete raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora, e più non peggio.
Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Allora, scusate un attimo perché prima ha squillato una cosa, adesso dovrei mettere in silenzio, ma non ce la faccio. Vediamo se ci sono riuscite. Dunque, vediamo, qualcuno ha inviato qualcosa alla chat, per favore chiudete il suono, dicono sì, vi prego di azzittire i vostri microfoni a meno che vogliate domandare o commentare qualcosa. Dunque, riprendiamo dall'inizio. Dante Virgilio, da ciò che ci viene raccontato nel canto scorso. Per attraversare questo sabbione che scuoterebbe i piedi del pellegrino, si servono di un argine di pietra che c'è ai lati del fiume che scende, il Flegetonte, che scende dalla prima zona del settimo cerchio, e quindi sono in salvo, diciamo, dalla pioggia di fuoco che chiaramente ricorda la punizione biblica di Sodoma. Dunque, ora c'è in porta l'un dei duri margini, quindi ce ne porta ora, me e Virgilio, è sottinteso, uno dei duri margini di questo fiume, e il fumo del ruscello di sopra adugia sì che dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Il fumo, cioè il vapore del ruscello insomma rovente, adugia di sopra, cioè fa schermo, sicché salva l'acqua del fiume e gli argini, sui quali appunto stanno camminando Dante e Virgilio, dal fuoco e quindi sono protetti per attraversare questa zona. E adesso Dante inizia al quarto verso una delle sue solite similitudini, analogie con paesaggi del mondo per rendere come erano fatti questi argini. Dunque, il primo paragone è con una diga fatta tra Guisa e Bruges, cioè il confine delle Fiandre e Flandria, Guisanti invece il porto di Visan, tra Calais e Boulogne. Quindi dice Dante, così come i fiamminghi in questa zona, temendo il fiotto, cioè la marea che invernor s'avventa, cioè che incombe come pericolo su di loro, fanno lo schermo perché il mar si fugge, cioè si schermano, costruiscono delle dighe per evitare che il mare copra le loro città, quindi perché il mare si allontani da loro. E adesso il secondo paragone, e qua i Padoan, cioè i Padovani lungo la Brenta, lungo il fiume Brenta, per difendere lor ville, lor castelli, anzi che Carentane il caldo senta, Carentane il nome antico della Carinzia, che nel Medioevo includeva parte del Trento, dove appunto il fiume Brenta. Indipendentemente diciamo, dall'ubicazione di questi posti, ciò che conta è quello che Dante dice adesso, che è un unicum. Voi vi ricorderete altre analogie che hanno un senso opposto a questo. Dunque, al verso decimo, Dante afferma: a tale immagine erano fatti quelli, tutto che né si alti né si grossi, qual che si fosse lo maestro felli. Cioè, gli argini del ponte dove gli argini scusate, del fiume sul quale stavamo camminando io e Virgilio, dice Dante, erano fatti a immagine di quelli, cioè avevano la stessa immagine, tutto che, anche se né così alti né così grossi, qual che si fosse il maestro che li fece, feceli, cioè Dio o chi per lui ha costruito, diciamo, questa struttura dell'inferno ha fatto gli argini del fiume più bassi, più piccoli di quelli che fanno invece i fiamminghi e i padovani. Perché dico che è un unicum? Perché voi ricorderete, chi di voi ha seguito la lettura o ha addirittura letto tutto il libro, come vedo parte di voi,
Ricorderete che di solito quando Dante fa un'analogia tra un paesaggio dell'aldilà e qualche paesaggio invece del mondo, la solita, diciamo, osservazione di Dante è che nell'aldilà tutto è più grande, più pronunciato, vero? Invece quella è alla rovescia, no? Dante sta dicendo che Dio, per coprire, diciamo, per permettere questo passaggio, non si è sforzato, tra virgolette, Dio chiaramente non deve sforzarsi, no? Però che gli umani si sforzano di più per trattenere le maree o la crescita del fiume, come nel caso dei padovani, più di quanto Dio abbia fatto. E questo carattere eccezionale probabilmente è legato al peccato contro natura, e cioè al fatto che nell'atteggiamento umano sembra di vedersi una volontà di osteggiare la natura, mentre invece non sembrerebbe così necessario nel mondo della giustizia divina, cioè nell'inframondo. Allora, il verso 13. Già eravam dalla selva rimossi tanto che io non avrei visto dov'era per chi indietro rivolto mi fossi. Cioè, io e Virgilio ci eravamo allontanati, rimossi così tanto dalla selva dei suicidi che io non avrei potuto vedere la selva anche se mi fossi rivolto indietro, quindi anche se mi fossi girato. Quando incontrammo d'animi una schiera, cioè quando incontrammo, cioè si capisce dal verbo che sono anime che vengono in senso contrario a quello in cui camminano Dante e Virgilio, una schiera che venia lungo l'argine, cioè camminavano lungo l'argine, ma Dante e Virgilio sono un po' più sopra e le anime invece vengono al di sotto in senso opposto. E ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare uno altro sotto nuova luna. Cioè, e ognuno di questi spiriti che camminano lì nel sabbione ci riguardava, questo verbo con il prefisso ri implica una particolare attenzione, fissavano i pellegrini come da sera, cioè quando è buio, ci si guarda l'un l'altro con luna nuova, cioè quando non c'è molta luce, per riconoscerci, quindi con sforzo, con volontà di riconoscere chi erano questi due, Dante e Virgilio, che eccezionalmente non camminano nel sabbione, quindi non sono puniti come loro stessi, ma hanno questa condizione eccezionale per cui camminano sull'argine in salvo dalla pioggia di fuoco. Questo verbo riguardare, nel verso 18, è il primo di una serie di verbi relativi al campo semantico della vista, che non è casuale perché, come abbiamo notato in altri canti, la codificazione medievale dell'amore, dell'eros, è fortemente legata all'idea della vista. Ed effettivamente i sodomiti sono puniti per un peccato erotico. E quindi l'insistenza con cui sia sul piano, insomma, della narrazione questi sodomiti guardano un giovane che arriva, sia l'insistenza del Dante poeta, che avrebbe potuto destinare un solo verbo a questo, ci indicano appunto il carattere erotico della colpa che qui si punisce. E infatti al verso 20 di nuovo Dante, secondo verbo, anzi frase verbale, e si ver noi aguzzava le ciglia come il vecchio Sartor fa nella cruna. Cioè, e loro aguzzavano le ciglia, cioè facevano uno sforzo di rendere più acuta la vista, gli occhi, come il vecchio sarto fa per infilare la cruna, cioè quando deve mettere il filo nel lago. Quindi il sarto che ha la presbiopia e non riesce ad infilare, che fa uno sforzo.
Questo verso 21, secondo uno studioso, è probabilmente una allusione al peccato dell'omosessualità circolava oralmente in Italia, perché in un altro testo fiorentino del Settecento, però, quindi di molti secoli dopo, c'è appunto una sorta di modo di dire per riferirsi agli omosessuali attivi, quello è quello che infila la cruna, e per i passivi quello che è cruna e si fa infilare l'ago. E siccome queste espressioni orali, soprattutto se oscene, come in questo caso, non trovano riscontro nell'alta letteratura, sapete che la letteratura italiana dopo Dante, da Petrarca in poi, diventa molto elitaria e lontana dalla parlata colloquiale, è possibile che anche non essendoci, almeno finora, perché forse qualcuno di voi la trova, non essendoci altre attestazioni contemporanee, e quindi un testo contemporaneo precedente Dante che si riferisca agli omosessuali con questa sorta di, insomma, di modo di dire, e che sarebbe la prova, insomma, quasi irrefutabile, inconfutabile, che questa è un'allusione all'omosessualità. Tuttavia, il fatto che questo appaia qualche secolo dopo in un testo fiorentino forse sta indicando che all'epoca di Dante si usava già a dire questa espressione orale, e che quindi questo è una allusione, insomma, al peccato impunito, che è appunto quello della sodomia. Allora, il verso 22, così addocchiato da cotal famiglia, cioè così guardato con attenzione di nuovo da questa famiglia, da questo gruppo di anime, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: qual meraviglia! Cioè, Dante dice di essere stato riconosciuto da uno di questi sodomiti che camminavano, diciamo, un po' più in basso e nella direzione opposta a quella in cui camminava lui, che lo prese, diciamo, dal lembo, cioè dal bordo inferiore del vestito, perché infatti Dante è più in alto, e gridò: qual meraviglia! Meraviglia è una parola che abbiamo commentato più volte, perché nonostante oggi nell'italiano moderno abbia un significato di sinonimo, insomma, di sorpresa, di stupore, nell'italiano antico, abbiamo detto più volte, risente della sua etimologia comune a miracolo, e quindi molto probabilmente questo personaggio ha capito che Dante è vivo e ha giustamente attribuito alla provvidenza questo incontro con lui nell'aldilà. E allora Dante, al verso 25, e io, quando il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sicché il viso abbruciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto. Allora, anche Dante fissa lo sguardo, sapendosi riconosciuto da qualcuno che chiaramente lui conosce, e cerca di capire attraverso l'aspetto cotto, quindi attraverso le ferite, insomma, le piaghe che chiaramente la pioggia di fuoco ha inferto sul viso di questo dannato, Dante ficca lo sguardo con una tale intensità che il viso abbruciato, questo viso scottato, non difese, cioè non impedì che l'intelletto di Dante riconoscesse lui. Quindi Dante riesce, nonostante questo aspetto chiaramente cambiato, deturpato del viso di Brunetto, che adesso appunto si presenterà come tale al verso 30, cioè Dante ne parlerà, e Dante riesce a riconoscerlo, e al verso 29, e chinando la mano alla sua faccia, ecco, primo gesto di affetto di Dante, che vuole probabilmente carezzare il viso di questo dannato, risposi:
Siete voi qui, ser Brunetto? Terribile constatazione di Dante, che intanto, insomma, dà del voi a questo dannato, terzo e ultimo dei dannati, cui Dante dà del voi in segno di rispetto. Gli altri due, forse ricorderete, appartengono all'episodio del decimo canto dell'Inferno, Farinata e Cavalcanti. Chiaramente sorpreso e anche addolorato di vedere questa persona dannata, rivolge il ser, che è anche segno di rispetto, come signore, e qui è doveroso ricordarvi, nel caso qualcuno di voi non lo sappia, chi era Brunetto Latini. Brunetto Latini era un fiorentino intellettuale e avente una importante partecipazione nella vita civile di Firenze fino alla battaglia di Montaperti, che come sapete cacciò i Guelfi dal potere. Lui era Guelfo e quindi andò in esilio in Francia, dove stette fino alla battaglia di Benevento, quando poté rientrare a Firenze. A Parigi frequentò l'università e tornando a Firenze chiaramente si circondò da alcuni giovani, tra cui Dante, con i quali insomma parlava di tutto ciò che aveva imparato a Parigi, soprattutto filosofia e retorica. Scrisse Brunetto sia un poema, il tesoretto in fiorentino, sia una enciclopedia, il trésor in francese, e morì, diciamo, nel 96, quindi pochi anni prima di questo incontro qui nell'aldilà con Dante. Allora, al verso 31, dopo che Dante ha riconosciuto Brunetto, Brunetto risponde: "E quelli, o figliol mio, non ti dispiaccia se Brunetto Latino un poco teco ritorna indietro e lascia andare la traccia." Allora, qui iniziano ad apparire alcuni tratti veramente unici. Brunetto è un personaggio eccezionale dell'Inferno. Intanto non si lamenta, non fa la vittima, non scarica la sua colpa su altri, come hanno fatto già alcuni dannati e faranno ancora, ma immediatamente denuncia il suo nome e cognome, quasi cercando di prendersi tutta la responsabilità, e si rivolge a Dante attraverso questo vocativo affettuoso, o figliuol mio, che è un vocativo che tornerà a usare nel canto quindicesimo anche del Paradiso Cacciaguida, il trisavolo di Dante che lui troverà nel mezzo del Paradiso, con il quale stabilirà un dialogo importantissimo, centrale nella formazione etica di Dante, nella sua investitura poetica, e che è un episodio, appunto, quello di Cacciaguida, che ha molti elementi in comune con questo incontro con Brunetto. Allora, Brunetto paternalmente, come Dante dirà dopo, lo chiama figlio e gli chiede gentilmente di camminare indietro, cioè nella direzione nella quale Dante e Virgilio stavano camminando, per continuare, per parlare un po' con lui. Quindi gli dice: "Non ti dispiaccia se Brunetto Latino un poco con te, teco, ritorni indietro e lascia andare la traccia", cioè lascia che la schiera di dannati vada un po' avanti per conto suo. Ora capiremo perché Brunetto, diciamo, chiede questo a Dante, di camminare insieme a lui e Virgilio nel senso contrario a quello con cui stava camminando prima. Infatti, al verso 34, Dante reagisce, sempre dimostrando affetto e stima, insomma, ammirazione. "Io dissi lui: quanto posso ben preco, e se volete che con voi m'asseggia, farò, se piace a costui che vos seco.
Allora, Dante risponde a Brunetto: anzi, vi prego, cioè quanto io posso, resto a parlare con lei, cioè, se lo traduciamo, diciamo, alla cortesia dell'italiano moderno, e se lei vuole che io mi soffermi un po' a parlare qua, lo farò, se piace a Virgilio, a costui con il quale vado, eh? Costui che vo' seco. Quindi Dante, diciamo, non capisce perché Brunetto vuole tornare indietro e gli dice: anzi, sono io che vorrei parlare con lei, ma se vuole resto io, se Virgilio me lo permette. E adesso, in questa terzina 37-39, Brunetto spiega perché lui non può fermarsi e perché appunto gli ha chiesto per parlare con lui di prendere la sua strada e tornare indietro. Verso 37, dunque, o figliuol disse: qual di questa greggia s'arresta punto, giace poi 100 anni senza rostarsi quando il fuoco il feggia. O figliolo, disse Brunetto, qualsiasi di questa greggia, cioè di questa schiera di anime, si resta anche un attimo, punto, poi deve giacere per 100 anni senza potersi coprire dal fuoco che lo ferisce. Quindi veniamo a sapere, attraverso questa dichiarazione di Brunetto, che i sodomiti non possono fermarsi neanche un attimo. Questa, diciamo, questo secondo aspetto del contrappasso, no? Perché loro, poveracci, sono sul sabbione rovente, quindi con i piedi bruciati, ricevendo la pioggia di fuoco dalla quale evidentemente cercano di coprirsi con le mani e non possono smettere di camminare, neanche un attimo. Questa, diciamo, questo aspetto del contrappasso è indicativo anche questo, così come abbiamo diciamo, accennato ai verbi che riguardano la vista, al carattere erotico della colpa, perché effettivamente, come abbiamo osservato quando abbiamo letto il canto quinto dell'Inferno, il grande hit di Paolo e Francesca, lì io vi ho commentato che tutti i peccati erotici nella commedia hanno una punizione dinamica. Nel caso dei lussuriosi del secondo cerchio, come abbiamo visto, peccatori di incontinenza che si sono abbandonati alla passione vengono trascinati eternamente dal vento. In questo caso, i peccatori di omoerotismo debbono camminare senza sosta, e nel caso dei lussuriosi del purgatorio li vedremo anche loro che debbono camminare in continuazione dentro il fuoco. E questo è indicativo della concezione di Dante secondo cui il movimento obbedisce al desiderio. Cioè, tutto l'universo che gira mosso dal desiderio di unirsi con Dio, motore insomma immobile, secondo la definizione aristotelica, il fatto di muoversi implica la mancanza di qualcosa, quindi il desiderio di raggiungere qualcosa che è al di fuori di sé. Perciò in tutta la commedia il solo momento di quietudine è quello del paradiso, dove appunto c'è l'unione con l'oggetto desiderato. Bene? Io domando se va bene, poi se avete delle domande per favore scrivetele sulla chat e le guardo tra un po' quando facciamo la pausa. Allora, al verso 40, dopo aver spiegato questo, Brunetto, che loro non si possono fermare, aggiunge: però va oltre, e ti verrò a panni, e poi rigiugnerò la mia masnada, che va piangendo i suoi eterni danni. Cioè, perciò, dice Dante, tu continua a camminare, cioè proprio perché io non posso fermarmi, io continuerò
camminando accanto ai tuoi panni, perché il duretto va sotto, diciamo, e quindi è alla stessa altezza del vestito di Dante, e poi raggiungerò la mia masnada, cioè il mio gruppo di anime, ma nominato attraverso questa parola peggiorativa, no? Perché la masnada è un insieme di animali. Anche in questo Brunetto è eccezionale, perché ha una forte riconoscenza del carattere peccaminoso di sé e dei suoi consimili, e quindi ne parla con, diciamo, il disprezzo che se stesso gli merita ora. La mia masnada che va piangendo i suoi eterni danni, cioè che va piangendo i suoi danni eterni. Anche questo, diciamo, è notevole, che lo stesso dannato ricordi la propria colpa e la propria condizione eterna di condanna. Finite le parole di Brunetto, al verso 43, Dante indica anche qui un suo atteggiamento unico per quel che riguarda i dannati. Dice così: io non osava scendere della strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea com'uom che reverente vada. Cioè Dante dice: io non osavo scendere dal margine di pietra dove stavo camminando per camminare alla stessa altezza di lui, ma è sottinteso, non osavo perché altrimenti mi sarei bruciato, no? Ma mantenevo il capo chino, cioè la testa in basso, come qualcuno che cammina reverente. Ecco, questo è molto importante, perché la reverenza Dante, diciamo, non la, diciamo, la risparmia, vorrei dire, no? Non pochissime personaggi della commedia gli meritano reverenza. E quindi evidentemente in un periodo in cui il rapporto tra maestro e discepolo era fortemente gerarchico, Dante si sente a disagio perché sta camminando al di sopra del maestro, e quindi simbolicamente è come se fosse lui il superiore, e invece tiene la testa china per indicare la reverenza, la gerarchia che continuerebbe a mantenere, nonostante la dannazione del maestro, anche nell'aldilà, se non fosse che la punizione glielo impedisce. E allora cominciano a camminare in parallelo. Allora, tanto un po' più in alto, Brunetto nel sabbione, e al verso 46 Brunetto comincia a domandare a Dante che cos'è che l'ha portato lì. E il cominciò: qual fortuno destino, anzi l'ultimo di qua giù ti mena, e chi è questi che mostra il cammino? Allora gli domanda due cose molto importanti Brunetto. Intanto, com'è che lui da vivo, anzi l'ultimo dì, quindi prima dell'ultimo giorno, è nell'aldilà? E gli domanda se quello che l'ha portato è la fortuna. Vi ricordate che nel settimo canto dell'Inferno Virgilio spiega che la fortuna, a differenza di quanto concepivano i classici, no? Questa dea capricciosa dagli occhi bendati. Invece dice Virgilio che la fortuna è una ministra di Dio che distribuisce i beni del mondo. Allora, quello che domanda Brunetto, consapevole che se Dante è lì ci deve essere un motivo provvidenziale, e se è la fortuna, cioè qualcosa che riguarda la sua sorte nel mondo, o se è il destino, che riguarda invece la sorte trascendente di Dante nell'aldilà, lo porta, lo mena laggiù nell'inframondo prima dell'ultimo giorno, quindi ancora vivo e avente un corpo. E poi gli domanda: e chi è questi che mostri il cammino? Cioè, chiaramente sta segnalando Virgilio,
e gli domanda chi è che ti sta guidando, domanda particolarmente significativa, dato che, come si vedrà subito dopo, il rapporto tra Dante e Brunetto è un rapporto di maestro e discepolo. E quindi chiaramente Brunetto sembra di voler sapere se dopo la propria morte Dante è rimasto in buone mani, se il maestro che ha subentrato lui, insomma, è idoneo. E allora il verso 49 Dante risponde, forse dando a questa domanda che è abbastanza frequente, no? Perché le anime, e lo sarà ancora di più nel Purgatorio, il fatto che le anime quando vedono che Dante è vivo si sorprendono e domandano come mai sei venuto da vivo qua? E questa risposta che Dante dà a Brunetto al verso 49 è probabilmente quella più esauriente che ha dato e darà in tutto il suo viaggio, perché è quasi un riassunto di ciò che Dante ha vissuto tra la selva e il momento in cui si sta trovando con Brunetto. Quindi gli dice: lassù di sopra, in la vita serena, rispose lui, mi smarrì in una valle avanti che l'età mia fosse piena. Cioè, nel mondo, nella vita serena, di sopra rispetto all'inframondo dove stanno parlando, mi smarrì, usa lo stesso verbo con cui si apre la commedia, che la diritta vi era smarrita, in una valle, che è anch'esso un termine presente nel primo canto, no? Quando io rovinavo in quella valle, no? Quindi la selva, avanti che la mia età fosse piena, quindi prima che io completassi i giorni che mi erano stati dati, che mi sono stati dati da vivere. Verso 52, pur ieri mattina le volsi le spalle, cioè solo ieri mattina, la mattina del Venerdì Santo, le volsi le spalle, quindi presi consapevolezza di stare in mezzo a uno smarrimento fisico e morale e cercai di allontanarmene. Questi mi apparve, questi è appunto Virgilio sul quale Brunetto ha chiesto, tornando in quella. Cioè, questa è una confessione importante, detta molto sinteticamente. Cioè, Dante, quando inizia a raccontare, cioè, quando inizia il racconto, dice, mi ritrovai in una selva oscura. Quindi, di colpo, a un certo punto, mi resi conto di aver perso la strada, no? Che abbiamo detto, quando abbiamo letto quel canto, simboleggia il fatto di aver perso il senso della propria vita. E come voi sapete, dopo che le tre fiere gli impediscono la strada, lui vede il monte illuminato che rappresenta la felicità, vorrebbe salire, ma queste tre bestie glielo impediscono, Dante comincia a tornare indietro e Virgilio gli appare appunto quando lui sta di nuovo tornando verso praticamente la morte. E quindi gli sta dicendo, questi, cioè Virgilio, che non viene nominato, mi apparve mentre io tornavo in quella, quindi ero in una, davvero in una crisi profondissima, e riducemi a capper questo calle. Bellissimo verso, il 54, dove con il registro colloquiale che probabilmente diciamo prevaleva nel rapporto tra Dante e Brunetto in terra, perché dire sto tornando a casa come metafora semplicissima e umilissima di sto camminando verso la mia salvezza, verso la patria celeste cui apparteniamo tutti, è già di per sé, diciamo, una metafora molto piana, ma in più questa, diciamo, questo troncamento a ca anziché a casa è particolarmente colloquiale ed è un verso anche importantissimo perché ci ricorda una cosa che abbiamo detto più volte, ma che credo che non sia stato mai così esplicito nell'opera,
e cioè che tutto il viaggio che Dante sta facendo è un viaggio di ritorno. È un viaggio di ritorno, perché appunto, come abbiamo detto quando abbiamo parlato dell'esilio di Dante, secondo l'immaginario medievale, la vita in questo mondo è un esilio dal quale bisogna tornare a casa, cioè alla propria origine, che è il paradiso. Va bene? Allora, il verso 55, evidentemente Brunetto ha capito che Dante era fino a poco fa in condizioni gravissime e che sta attraversando la parte più difficile del viaggio, cioè la conoscenza del male e del dolore, e allora lo rassicura sulla futura salvezza, che comunque è una cosa che Dante sa già, no? Di essere destinato alla salvezza, è la primissima profezia che ha ricevuto che riguarda il proprio destino. Vi ricordate da Caronte, che non lo vuole portare nella sua barca attraverso il fiume Acheronte, proprio perché gli dice Dante è destinato ad andare nella morte da un'altra spiaggia, cioè dal Tevere, per arrivare al Purgatorio, vero? Ma qui Brunetto gli dice una cosa molto importante, verso 55, ed egli a me: se tu segui tua stella, non puoi fallire al glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. Allora, Brunetto dice a Dante: se tu segui la tua stella, adesso ci soffermeremo un attimo a parlare di questa stella, non puoi mancare il porto della gloria, se io ho ben capito, nel mondo quando ti conoscevo, quando ero vivo. Ecco, innanzitutto io qui dirò cose che probabilmente voi nelle vostre note sono interpretate altrimenti, ma io sono abbastanza, beh, in genere se vi dico delle cose perché sono abbastanza sicura, ma in questo caso particolarmente perché questo è un canto che ho studiato particolarmente. Allora, la gloria, l'abbiamo detto più volte, nella commedia, con qualche eccezione in bocca di personaggi particolari, la gloria riguarda la salvezza, cioè la gloria del paradiso. Non a caso gloria è il primo sostantivo del paradiso, la gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove, vero? E la parola porto è sia nella commedia che nel convivio una metafora tipica della morte. E quindi quello che gli sta dicendo Brunetto è una cosa molto più importante che se gli stesse dicendo tu sei destinato alla gloria del mondo, alla vana gloria della fama. Gli sta dicendo: se tu segui la tua stella, cioè se tu fai quello che devi fare, quello per cui sei venuto al mondo a fare, adesso torneremo sulla stella, non puoi perdere la salvezza. Puoi essere sicuro che ti aspetta la gloria del paradiso. Allora, che cos'è la stella? Intanto abbiamo già detto più volte che le stelle sono una cosa importantissima. Vi ricordate quando Dante entra nell'inframondo, la prima cosa di cui sente la mancanza è la luce delle stelle, no? Nel terzo canto. E come sapete, la parola stelle è l'ultima delle tre cantiche, no? Di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Nel canto 22esimo del Paradiso, quando si narra la salita di Dante dal settimo cielo all'ottavo, che è appunto il cielo delle stelle fisse, il cielo delle costellazioni, Dante dichiara di essere stato accolto dalla costellazione dei Gemelli, che era la costellazione che accompagnava il sole quando lui nacque. Quindi noi sappiamo, o crediamo di sapere, che Dante è del segno zodiacale dei Gemelli perché lui stesso lo dice nell'opera.
e la costellazione dei gemelli, come sapevano bene i medievali, per i quali astronomia, astrologia e teologia erano praticamente la stessa cosa, la costellazione dei gemelli è quella che, diciamo, accompagna una vocazione, favorisce la scrittura e lo studio. E quindi quello che gli sta dicendo Brunetto è: se tu accogli questa chiamata, questa vocazione, no, è importante pensare che, come spiega sempre Beatrice nel Paradiso, il fatto che nella visione medievale, nella visione cristiana medievale, il fatto che ognuno di noi nasca sotto un segno zodiacale particolare e sotto l'influsso di qualche pianeta non è casuale, ma obbedisce la volontà di Dio di distribuire la sua bontà affinché ognuno di noi abbia una diversa vocazione e lavori volentieri con felicità in cose diverse dagli altri per favorire la vita sociale. Questo è detto nella Commedia in altri passi, e non è che me lo sto inventando, fidatevi. Allora, per ora non sappiamo che cos'è la stella, ma se noi diventiamo memoriosi come Dante vorrebbe che fossimo, e come erano probabilmente i lettori cui si rivolgeva, perché nel Medioevo la gente aveva una memoria molto più larga di quella che abbiamo noi, sappiamo che la stella sono i gemelli, e che quindi quello che sta dicendo Brunetto è: se tu segui la vocazione dei gemelli, cioè se scrivi l'opera per la quale sei nato sotto il segno dei gemelli e copiosamente dotato, sei stato copiosamente dotato di bravura letteraria, e quindi se porti a termine la tua missione provvidenziale, ti salverai. È questo che gli sta dicendo, va bene? Ricordiamo l'etimologia di vocazione, no? Vocazione noi oggi lo diciamo in un senso laico, no? Come, vabbè, è la sua vocazione, quello che ama fare, no? Ma nell'etimologia di vocazione si sente la radice cristiana, e cioè Dio grida, invita, vocazione viene da voce, e quindi il fatto nella concezione dantesca, la vocazione, la tendenza verso un'attività o un'altra è una chiamata di Dio che uno può accogliere o meno. Va bene? Allora, al verso 58 continua Brunetto: e se io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Se io non fossi morto così presto, gli dice Brunetto, vedendo che il cielo era così benigno nei tuoi confronti, cioè che ti aveva destinato a un compito così alto, ti avrei appoggiato nell'opera. No? Non sappiamo molto bene a che opera si stia riferendo Brunetto, se alla Commedia, che Dante chiaramente in Dante Personaggio del 1300 non aveva ancora cominciato a scrivere, o all'opera civile, virtuosa di Dante, che comincerà da lì a poco. E subito dopo, al verso 61, comincia la profezia, una profezia che si inserisce nella serie di profezie iniziate, vi ricordate, da Ciacco, poi da Farinata, sull'esilio, cioè sul male che attende Dante quando tornerà al mondo. Dunque, una cosa importante di questo canto è che, come abbiamo detto, Dante sa già di essere destinato alla salvezza, quindi questo del glorioso porto non è nuovo per lui. E sa anche, soprattutto da Farinata, che lo attende il duro, diciamo, la dura sventura dell'esilio. Ma quello che qui fa Brunetto, e che ripeterà Cacciaguida nel bel mezzo del Paradiso, è
dire a Dante qual è il rapporto causale fra entrambe le cose, perché in pratica quello che dirà Brunetto qua a Dante è che a lui è toccato o toccherà l'esilio, un male, proprio perché lui è buono ed è destinato alla salvezza. E cioè che in una città corrotta come quella in cui gli è toccato di vivere, era ovvio che non poteva continuare a vivere serenamente, ma che lo attende la pace eterna del paradiso. E allora lo dice così al verso 61: ma quell'ingrato popolo maligno che discese di Fiesole ad Antico e tiene ancor del monte e del macigno, ti si farà per tuo ben far nemico. Ed è ragion che tra li lazzi sorbi si disconvien fruttare al dolce fico. Allora, ma i fiorentini, cioè quel popolo ingrato e maligno, vi accorgete che il ma, no? Del verso 61, con avversativo, vuol dire, prima stavo dicendo tu sei buono, sei stato chiamato da Dio a scrivere un poema provvidenziale, ma il popolo malvagio, ingrato fiorentino, che discese da Fiesole anticamente. Fiesole era una città antica distrutta dai romani perché aveva parteggiato per Catilina, e secondo una leggenda medievale le lotte intestine di Firenze, no? Questa città partita, come la chiama Ciacco la prima volta che si parla di Firenze nel libro, erano dovute appunto alla sua origine mista di romani che l'avevano fondata. Roma, come sapete, per Dante è santa, e dei fiesolani sconfitti, di un popolo praticamente barbarico che è appunto in contrasto con la sementa santa, come dirà dopo, dei romani, implica per forza che Firenze è destinata ad avere sempre delle guerre fratricide. Allora, dice Brunetto, ma il popolo fiorentino maligno che discende da Fiesole e conserva ancora qualcosa del monte del macigno, quindi della propria origine incivile, rozza, ti si farà per tuo ben far nemico, cioè a causa del tuo ben fare diventerà nemico di te, quindi ti sarà ostile proprio perché tu sei bravo. Ed è ragion, e dice Brunetto, è giusto che sia così, giacché tra i lazzi sorbi, cioè tra i frutti putridi, si disconviene fruttare al dolce fico. Di solito non dà frutti, non nasce un fico dolce. L'immagine del fico è biblica, questo è anche un'altra caratteristica interessante di Brunetto, che ha diverse eco delle sacre scritture. E continua Brunetto a sparlare dei fiorentini al verso 67. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, cioè i fiorentini, no? Vengono chiamati ciechi, orbi, da una vecchia fama, e questo non si sa esattamente a che cosa si debba, secondo alcuni commentatori perché i fiorentini furono ingannati da Totila, secondo altri perché furono ingannati dai pisani che gli hanno regalato una colonna rotta. Vabbè, non importa. Verso 68, gente avara, invidiosa e superba, cioè i fiorentini qui vengono caratterizzati esattamente dagli stessi tre peccati che Ciacco nel canto sesto gli aveva attribuito: avarizia, invidia e superbia. Dai loro costumi fa che tutti forbi. Ecco, il verso 69 è anche questo eccezionale. Brunetto è il solo personaggio di tutti quelli che faranno profezie a Dante, è l'unico che gli dà un consiglio, gli dice come comportarsi. Questo lo farà solo di nuovo il Trisavolo di Dante, che gli dirà che cosa deve fare con tutto quello che ha imparato e sta imparando nel viaggio nell'aldilà. Quindi Brunetto indica a Dante
fa che tu ti forbi, cioè renditi immune, mantieniti lontano dai loro costumi, quindi non ti contagiare dalla corruzione di Firenze. E al verso 70 aggiunge, sta parlando sempre Brunetto, la tua fortuna tanto onor ti serva che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal becco l'erba. Allora, la tua fortuna, quindi i beni che avrai nel mondo, ti riserva così tanto onore, cioè fama, che una parte e l'altra, probabilmente guelfi bianchi e guelfi neri, secondo i commentatori antichi, avranno fame di te, quindi ti vorranno mangiare, ma il becco, cioè la capra, sarà lontana, lungi dall'erba, cioè non potranno mangiarti, dice Brunetto a Dante. E al verso 73, faccian le bestie fiesolane strame di lor medesme, cioè che le bestie fiesolane, cioè i fiorentini cattivi, sono chiamati fiesolani appunto perché discendenti da Fiesole, facciano strame vuol dire foraggio, no? Quello che mangiano i cavalli, quindi dice che si mangino tra di loro e non tocchin la pianta, se alcuna sorge ancora il lor letame, in cui riviva la sementa santa di quei roman che vi rimaser quando fu fatto il nido di malizia tanta. Cioè, che si mangino tra di loro, dice Brunetto, e che non tocchino la pianta, che sarebbe Dante, se ancora sorge nel loro stiercole, nell'etame, nell'immondizia, la pianta nella quale è ancora viva la sementa santa, cioè il seme santo di quei romani, cioè la parte buona della fondazione di Firenze, quei romani che rimasero lì a Firenze quando fu fatto il nido di tanta malizia, cioè Firenze, quando fu fondata Firenze. Quindi dentro questa, diciamo, questa allegoria, i fiorentini cattivi sono come delle bestie che vorrebbero, delle capre che vorrebbero mangiarsi Dante, che è uno dei pochissimi superstiti in cui si vede la nobiltà romana della fondazione della città. Allora, io direi di fare la pausa ora, che è finito il discorso di Brunetto. Sono le 3:05, riprendiamo alle 3:10. Nel frattempo scrivete e io mi segno le vostre domande, così cerco di rispondere. Grazie. Come stai? Io sì, tengo si tengo este
Ma sì, questa quella tua. Dios. Ai. Señora Cecilia, la medicación, por favor. Allora, se siete d'accordo, riprendiamo. Ci sono due sole domande, il che un po' mi stupisce, però vabbè, si vede che siete un po' timidi adesso che abbiamo appena ripreso le lezioni e approfitto per chiedervi di mettere in silenzio il vostro microfono se non dovete parlare, così non entrano rumori casuali. Allora, qualcuno mi domanda se il desiderio erotico sarebbe la mancata pace, cioè qualcosa che manca. Sì, il desiderio è sempre segno che qualcosa manca, perché il desiderio è un motore che porta al raggiungimento dell'oggetto desiderato. E quindi diciamo, nella concezione dantesca, nella vita si desiderano beni che se si è educati verso il bene, sono sempre più spirituali e che vanno portando verso il desiderio del vero bene assoluto che è Dio. E quindi la pace è solo quando si raggiunge, c'è proprio l'unione con l'oggetto amato, quindi nel viaggio di Dante nel paradiso, con l'unione con Dio. Bene? E poi sempre Juan Manuel domanda, possiamo dire che c'è un doppio contrappasso anche qua? Beh, sì, potremmo dirlo, sì, potremmo dirlo. In molti casi il contrappasso è, diciamo, molteplice, plurimo. Sì, infatti. Diciamo che la pioggia di fuoco e il sabbione sono il contrappasso generale per tutti i violenti contro Dio. Il fatto di dover camminare in continuazione è il contrappasso specifico dei sodomiti. Vi ricordate che invece i blasfemi erano sdraiati, diciamo, esposti al fuoco e si giravano per cercare di coprire a turni una parte del corpo. Quindi il fatto di non poter fermarsi si aggiunge specificamente per i dannati della violenza contro natura. Poi vedremo che gli usurai sono anche loro nel sabbione esposti alla pioggia di fuoco, ma con un'altra particolarità. Bene? Poi, Mirta. La mia attenzione, vita serena, vita bella. Beh, Mirta dice che attira la sua attenzione questa serie di espressioni che del resto non sono solo di questo canto, ma di tutto l'inferno, per parlare della vita, la vita bella, la vita serena. Attira la sua attenzione perché secondo la nostra visione la vita del mondo nel Medioevo era una vitaccia, no? Ma certo, questo della vita serena è detto dall'inferno, cioè in contrasto con le pene dell'inferno. E chiaramente anche lì, del resto, diciamo, Dante non offre una visione così negativa della vita al mondo. Certo, oggi, insomma, se paragoniamo con la quantità di risorse che abbiamo noi ci sembra una vitaccia, ma loro non lo sapevano. Mannaggia, viviamo senza antibiotici, viviamo senza anestesia, senza acqua corrente, senza internet. Quindi per loro, insomma, era una vita di passaggio,
ma chiaramente in confronto con l'inferno, dal quale appunto vengono pronunciate queste espressioni, è certamente la vita bella, la vita dove c'è il sole, dove ci sono gli amici, ci sono le stelle, ci sono gli alberi. Ha voglia se è bella la vita. Allora, qualcuno mi ringrazia di essere chiara, grazie a voi delle domande. Le stelle rappresentano le virtù anche? Sì, questo non è ancora esplicito, ma verrà esplicitato nel primo canto del Purgatorio, anzi non esplicitato, sarà nel primo canto del Purgatorio, appunto Dante vedrà quattro stelle che secondo quello che si chiarisce invece nei canti dell'Eden, molto dopo, rappresentano le quattro virtù cardinali. E quindi sì, le stelle vanno arricchendo il loro significato simbolico durante tutto il libro. Ma se dovessimo, diciamo, fare una sintesi un po' frettolosa e ereticale, potremmo dire che, non ereticale, vorrei dire, insomma, un po'... appunto affrettata, no? poco precisa, ma diciamo che per mettere in rapporto questo che abbiamo detto sui gemelli e questo delle virtù, diciamo che le stelle per Dante sarebbero le bellezze del cielo che Dio mette nei cieli per attirarci verso il cielo, per convertire lo sguardo che per via delle tendenze peccaminose che ci sono in ognuno di noi dopo il peccato originale, stiamo rivolgendo erroneamente verso il basso, verso il materiale. Le stelle sono un invito ad andare verso l'alto, verso il paradiso. E appunto alcune stelle non a caso rappresentano le virtù, perché la via per accedere a questa vita spirituale è appunto la vita virtuosa. Bene? Qualcuno ha inviato un link che non so che cosa sia, poi lo guardo. Perché Brunetto non conosce Virgilio? Allora, Brunetto non è che non lo conosce come scrittore, chiaramente lo conosce, ma non lo riconosce come tale. Perché dovrebbe, è la domanda. Come potrebbe immaginare che quello che sta guidando Dante è Virgilio? Da che cosa lo riconoscerebbe? No? Bene, se non avete altre domande, continuiamo la lettura. Qualcuno vuole chiarire qualcos'altro? Vabbè, andiamo avanti allora. Verso 79. Brunetto ha finito di fare la profezia a Dante, ha, come dicevamo per la prima volta, messo in relazione la bontà, la probità di Dante e la fortuna sgradevole che lo attende, e gli ha consigliato, anzi l'ha comminato in qualche modo, a continuare a mantenere la sua integrità nonostante i problemi che questa gli recherà. E quindi al verso 79 risponde Dante a questo discorso di Brunetto: se fosse tutto pieno il mio dimando, rispose a lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando. Allora, vi ricordate che Brunetto aveva detto: se io non fossi morto così presto, ti avrei appoggiato nella tua opera. E Dante riprende con la stessa, diciamo, la stessa struttura sintattica, quasi riconoscendo il modello del maestro, anche lui con un periodo ipotetico: se tutto il mio dimando, cioè tutto quello che io desidero, fosse pieno, quindi fosse soddisfatto, voi, dice a Brunetto, non sareste ancora morto, quindi posto in esilio dalla natura umana. Quindi voi vivreste ancora.
E al verso 82, qui è commovente perché Dante dichiara la sua enorme gratitudine al maestro, che chiaramente sussiste nonostante la dannazione del maestro. Che nella mente m'è fitta, cioè già che nella mia memoria è stata fissata e orma ancora, e adesso mi rende triste, la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo adora mi insegnavate come l'uomo s'eterna. Cioè la cara e buona immagine paterna, questo non ha bisogno di parafrasi, di voi, quando nel mondo di tanto in tanto, adora, di tempo in tempo, mi insegnavate come l'uomo diventa eterno. Questo verbo eternarsi, l'ultima parola del verso 85, è un hapax, cioè è la sola volta che questa parola compare nell'opera di Dante. Un verbo chiaramente importantissimo. Secondo alcuni, ma io non condivido questa posizione, quello che Brunetto avrebbe insegnato a Dante è a scrivere bene e quindi diventare famoso e quindi, tra virgolette, eterno nella memoria degli umani. Io credo che questo sia del tutto sbagliato. Intanto Dante usa eterno solo per quegli elementi che furono creati direttamente da Dio, e quindi diventare eterni vuol dire andare in paradiso. La fama è mondana, quindi dura, nel migliore dei casi, come il caso per esempio della fama di Virgilio, quanto durerà il mondo, ma il mondo avrà una fine e il paradiso no. Quindi quello che Dante dice di aver imparato da Brunetto è importantissimo. Gli sta dicendo: lei, maestro, mi ha insegnato come si diventa eterni, cioè mi ha insegnato la virtù trascendente. Ed è tragico, perché quello che gliel'ha insegnato non si è giovato dei propri insegnamenti ed è dannato. Perciò Dante dice che ora lo accora, cioè il fatto che lo stesso maestro non si è potuto beneficiare di quello che invece ha insegnato a lui. E per rassicurare Brunetto del fatto che averlo visto lì non cambia niente del suo affetto e della sua gratitudine, gli dice: e quanto io l'abbia in grado, cioè quanto sia importante per me questo insegnamento, mentre io vivo, è necessario che nella mia lingua venga evidenziato. Quindi io continuerò a dire finché vivrò che lei mi ha insegnato questa cosa che è la più importante. Va bene? E al verso 80, questo, diciamo, questi sei versi sarebbero la risposta di Dante a questa parte in cui Brunetto gli aveva profetizzato il glorioso porto. Brunetto in qualche modo gli aveva detto: tu sei stato, diciamo, dotato dalle stelle, e se segui la tua vocazione, la chiamata di Dio attraverso le stelle, ti salverai. E Dante generosamente gli dice: è lei che mi ha insegnato come salvarmi. Va bene? E adesso il verso 88 passa Dante a rispondere alla profezia di Brunetto, no? Questa profezia secondo cui i fiorentini malvagi discesi dai fiesolani, insomma, gli causeranno tanti problemi proprio perché lui è buono. E quindi Dante al verso 88 a questo risponde così: ciò che narrate di mio corso scrivo. Cioè quello che lei mi sta dicendo del corso della mia vita futura, lo scrivo, chiaramente metaforicamente, non è che Dante si è portato la viroli, no? Lo scrivo nella memoria e servolo a chiosar con altro testo a donna che saprà se lei arrivo.
cioè lo conservo nella memoria per chiusarlo, cioè per metterci le glosse, con un altro testo che mi farà una donna che saprà farlo, che chiaramente è Beatrice, che nemmeno lei viene nominata nel canto, se riesco ad arrivare a lei. Vi ricordate che nel canto decimo dell'Inferno, quando a Dante viene data da Farinata la profezia più certa sull'esilio e Dante rimane capochino, preoccupato, che cosa gli dice Virgilio? Gli dice: la tua mente conservi quel tuo dito hai contro te, no? E poi gli dice che da il bell'occhio, la bella luce di Beatrice, Dante saprà il viaggio della propria vita. Quindi non gli spiega niente Virgilio, ma gli dice: ricordati di queste parole, quando sarai in paradiso, Beatrice ti farà sapere che cos'è questo esilio che ti attende. E quindi al verso 91, dopo aver detto questo, cioè è come se Dante dicesse: lo so che devo aspettare, che né lei né Virgilio mi possono spiegare adesso, no? Come sarà questo esilio, quando sarà, dove dovrò andare, eccetera. E al verso 91, in risposta a questa indicazione che gli ha dato Brunetto, no? Quello del loro costume fa che tu ti formi, no? Fa sì che tu sia immune alle abitudini corrotte dai fiorentini. Al verso 91 risponde Dante: tanto voglio che vi sia manifesto. Cioè, solo questo che dirò adesso, voglio che vi sia manifesto. Purché mia coscienza non mi garra, che alla fortuna come vuol son presto. Cioè, purché la mia coscienza non mi rimproveri, io sono presto, cioè sono disposto a sopportare i colpi della fortuna come vuole. E quindi lo sta rassicurando, anche questo è unico, solo lo fa appunto con Cacciaguida Dante. E al verso 94 continua a dire Dante, il Dante personaggio: non è nuova agli orecchi miei talarra. Arra è come caparra oggi, no? Anticipo. Quindi nei miei orecchi questo anticipo del mio futuro non è nuovo. Cioè, è ovvio che si sta riferendo alla profezia che gli fece Farinata. Farò giri fortuna la sua rota come le piace e il villan la sua marra. Perciò che la fortuna giri i beni e i mali come le piace, ed è sottinteso: io sono fermo qua e farò comunque quello che devo fare, e il villano, cioè quello che viene dalla campagna, è un inurbato, fa riferimento, vi ricordate, ai discendenti di Fiesole che tengono ancora del macigno, no? E quindi questi più bestiali. La sua marra, la marra è un attrezzo della campagna, no? Questo era probabilmente un modo di dire, per dire che capiti quel che capiti, che io comunque farò quello che devo fare. E al verso 97, per la sola volta in tutto l'episodio, Virgilio fa un piccolissimo commento. Lo mio maestro allora in sulla gota destra si volse indietro e riguardommi, poi disse: bene, ascolta chi la nota. Allora Virgilio si gira sulla propria destra e riguarda Dante, quindi lo guarda di nuovo con attenzione, e poi disse Virgilio: bene, ascolta chi la nota. Questo è un verso, una parte di verso travagliatissima, di cui si sono scritte tantissime cose. Vi dico quello che sembra più ragionevole, che è che Virgilio sta dicendo: ascolta bene, quindi ascolta con vero profitto etico, chi prende appunti, chi la nota, cioè chi conserva veramente quello che è udito. Quello che ha udito, no? Quindi in qualche modo sta
apprezzando il fatto che Dante abbia ricordato quello che lui stesso Virgilio gli ha detto nell'episodio di Farinata e il fatto che adesso lo dimostri e dica l'ho letto, lo so, ho capito, questo me lo dirà Beatrice, ma lei stia tranquillo che io sarò comunque una brava persona, non importa quello che mi capiterà. E al verso 100, né pertanto di men parlando vommi con Ser Brunetto, cioè dice non per il fatto di star parlando avevo smesso di camminare con Ser Brunetto, dice Dante. Qui è interessante perché qua questo, diciamo, questo trattamento di cortesia il Ser, che prima avevamo letto nella voce del Dante personaggio, no? Siete voi qui Ser Brunetto? E che avevo detto che era segno di grande rispetto, adesso è nella penna del Dante scrittore. E quindi confermo ulteriormente che il fatto di aver trovato il maestro dannato, anche dopo aver visto Dio, quando è già tornato al mondo e sta scrivendo il libro, continua a, diciamo, Brunetto continua a destare in lui questa stima, eh? Allora, continuo a camminare mentre parlo con Brunetto, dice Dante, e vi mando chi sono i suoi compagni più nuti e più sommi. Questo è tipico, no? Che Dante, il personaggio con cui sta parlando, lui approfitta per farsi dire che altri personaggi che lui può conoscere e mettere nel suo libro sono lì nello stesso cerchio. E al verso 103, ed egli a me, saper d'alcuno è buono, degli altri fia laudabile tacerci, che il tempo saria corto a tanto suono. Cioè, è una cosa buona sapere di alcuni, te ne nominerò alcuni, degli altri sarà lodevole tacere, già che il tempo non basterebbe a nominarli tutti. Una constatazione sulla grande divulgazione della sodomia all'epoca. E al verso 106 riassume Brunetto, insomma sappi che tutti fuor querci e letterati grandi e di gran fama d'un peccato medesimo al mondo lerci. Allora, insomma, per riassumere, sappi che tra questi sodomiti tutti furono chierici, cioè uomini di chiesa, e grandi letterati e di grande fama. Quindi i due mondi che evidentemente Dante ha voluto associare con l'omosessualità, di un peccato medesimo al mondo lerci. Lerci vuol dire sporchi dello stesso peccato quando vissero al mondo. E ora nomina alcuni personaggi, tre, al verso 109. Prisciano se va con quella turba grama, cioè Prisciano, che era un grammatico che visse tra il V e il VI secolo, se ne va con quella turba grama, di nuovo un modo peggiorativo, come prima avevamo osservato per Masnada, per nominare il gruppo cui lui stesso appartiene, e Francesco D'Accorso anche, un giurista invece contemporaneo a Brunetto. E vedervi s'avessi avuto di tal tigna brama, colui potei che dal servo dei servi fu trasmutato d'arno in bacchiglione, dove lasciò li maltrotesi nervi. Allora, e dice Brunetto, avresti potuto vedere, se tu avessi voluto, se tu avessi avuto brama, desiderio, di vedere una tale tigna, cioè una tale... un tale male sporco, una tale malattia brutta, lo dice Brunetto, colui che è Andrea dei Mozzi, che era stato vescovo di Firenze e a causa della sua vita dissipata era stato trasferito da Firenze a Vicenza. Le città sono nominate metonimicamente attraverso i nomi dei loro fiumi, no? L'Arno per Firenze e Bacchiglione per Vicenza. Allora gli dice, tu avresti potuto vedere quello che dai servo dei servi, Bonifacio VIII, il Papa, fu trasmutato d'arno in bacchiglione, cioè fu trasferito da Firenze a Vicenza, dove lasciò, cioè dove morì, lasciando
il suo membro che era stato proteso a sproposito. Quindi la più forte allusione al peccato dell'omosessualità. E aggiunge Brunetto al verso 115, ormai congedandosi, di più direi, ma il venire il sermone più lungo esser non può, però chi il veggio là surge il nuovo fumo del sabbione. Allora parlerei ancora di più con te, dice Brunetto a Dante, ma il fatto di accompagnarti, il venire e il discorso, il sermone, non può essere più lungo, cioè deve smettere qua, perciò che io vedo là che sorge un nuovo fumo del sabbione, cioè vedo, no, un fumo dalla sabbia, e quindi capisce che si sta avvicinando un altro gruppo di sodomiti che, come dice adesso, non deve raggiungere lui. Quindi al verso 118 è sempre Brunetto che parla, ultima terzina che pronuncia, gente vien con la quale esser non degno. Cioè, sta arrivando un altro gruppo, che evidentemente viene dopo il gruppo proprio, con lo quale non devo essere. Questo, secondo alcuni studiosi, è un gruppo che rappresenta gli omosessuali invece passivi, con i quali questi non possono unirsi. La settimana prossima vedremo che Dante parlerà con tre di quest'altro gruppo di sodomiti. E le ultime veramente strazianti parole di Brunetto: siete raccomandato il mio tesoro nel quale io vivo ancora e più non cheggio. Cioè, mi raccomando il mio tesoro, quindi il mio libro, cioè tienilo, conservalo, no? Trasmettilo, nel quale io vivo ancora. Cioè è tristissimo questo, no? Che per il povero Brunetto, che aveva insegnato a Dante come salvarsi, come diventare eterno, la sola sopravvivenza cui può ambire è quella della fama tra gli uomini per via del libro che ha scritto. E infatti poi dice più non cheggio, dicendo che altro posso chiedere, sono dannato eternamente, almeno di vivere nella memoria, cioè attraverso la fama, chiaramente in un modo brevissimo, come impareremo nel purgatorio, la sopravvivenza a cui si rassegnano i dannati. Finite le parole di Brunetto, al verso 121, poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Allora, poi si girò, no, per recuperare la direzione che aveva precedentemente, prima dell'incontro con Dante, e si mise a correre, come lo dice Dante. Ebbe l'aspetto, no, di quelli che corrono il drappo verde a Verona, che era, diciamo, una celebrazione come quella del Palio di Siena, no? Cioè una corsa, una gara attraverso la quale si otteneva un drappo, no? Una bandiera verde, e quindi si mise a correre come per ottenere il drappo verde, e parve, cioè sembrò, di quelli che vince, non di quelli che perdono. Quindi sappiamo alla fine dell'episodio che Brunetto effettivamente raggiunge il proprio gruppo, riesce a vincere, tra virgolette, questo patetico drappo verde dell'inferno. Dico patetico perché uno che ha perso, insomma, la visione di Dio, vincere perché è riuscito a recuperare il proprio gruppo è davvero, insomma, tragico. Allora, prima di rileggere, se avete delle domande, intanto apro la chat perché ho visto che qualcuno ha scritto. Se eterna sarebbe trascendere, sarebbe quello che l'etimologia stessa dice, cioè diventare eterni, o piuttosto mantenere, non guastare, non rovinare l'eternità cui Dio ha destinato ogni persona.
perché come abbiamo detto qualche volta, diremo molto di più soprattutto l'anno prossimo, essendo stati creati l'anima razionale, quindi l'anima umana, e il corpo di Adamo ed Eva direttamente da Dio, sono eterni, l'essere umano è destinato all'eternità. Va bene? Solo che dopo il peccato chiaramente non è così facile ottenere questa eternità a cui si è destinati, perché bisogna sconfiggere le tendenze verso il basso. Avete qualche domanda prima che rileggiamo? Mi domandano se solo a Brunetto fa una descrizione del viaggio Dante. Una descrizione così esauriente, sì. Ad altri dice altre cose, insomma. Cioè risponde molte volte a questa domanda. Ad alcuni dice, io stavo malissimo, quindi Virgilio è dovuto venire a prendermi. Ad altri dice, ti ricordi come ci comportavamo in vita? Vabbè, io ho continuato così finché, insomma, non mi sono accorto, perciò sto facendo il viaggio. In molti casi non è Dante stesso a rispondere, bensì è Virgilio a rispondere perché Dante sta facendo il viaggio. Non sempre risponde in prima persona. Scusate, vedo che sulla chat c'è qualcos'altro. Ecco, mi domandano se l'eternità ha un inizio. In realtà, certo, io adesso, grazie della domanda, perché non sono stata precisissima, perché non mi sembrava che contasse in questo contesto. In realtà Dante distingue, come è giusto, tra eternità, il solo essere eterno e Dio, la cui essenza, la cui vita, diciamo, non ha né inizio né fine, quello che io adesso ho nominato come eterno, avrei dovuto essendo più precisa, avrei dovuto dire sempiterno, no? Perché le cose che Dio crea direttamente, che è da ciò che impareremo nella lettura del Paradiso, sono gli angeli, i cieli, la materia prima, l'anima umana e il corpo umano di Eva e Adamo, sono sempiterni perché ebbero inizio, che è appunto la creazione, ma non avranno fine. Qualche altra domanda? Allora, cosa Dante pensa sull'omosessualità? Allora, che cosa pensa Dante sull'omosessualità? Bene, che cosa pensasse in sé non lo possiamo sapere, ma vi dico che cosa scrive su questo, che è un modo di avvicinarci al suo pensiero. Dunque, una cosa che è stata, diciamo, notata e addirittura ai tempi di Dante osteggiata perché considerata molto eterodossa, è il fatto che nel Purgatorio i lussuriosi eterosessuali ed omosessuali fossero tutti, diciamo, penitenti nella stessa cornice, che è l'ultima del resto, no? Perché, come sapete, essendo un peccato di incontinenza, la lussuria è il peccato meno grave di tutti. Questo ha attirato molto l'attenzione di critici e lettori in genere, perché c'è in qualche modo un'incongruenza tra il trattamento dell'omosessualità nell'inferno e quella del purgatorio, perché nell'inferno, come avete visto, i lussuriosi, che possiamo presumere eterosessuali, sono nel secondo cerchio, dove abbiamo visto la nostra Francesca, e invece i sodomiti, che Dante non chiama omosessuali, chiama sodomiti, e quindi secondo alcuni qui non ci sarebbero solo omosessuali, ma anche eterosessuali che fecero il peccato contro natura, anche con le donne, il che secondo me non è del tutto
verosimile, visto una cosa che si dice nel canto prossimo, che vedremo la settimana prossima. Ma nel caso dell'inferno, come dicevo, il peccato di lussuria semplice, diciamo, è ritenuto un peccato di incontinenza, quindi il meno grave, e invece la sodomia è ritenuto un peccato di violenza, quindi parecchio più grave, già dentro la città di Dite. Quello che, diciamo, la primissima preliminare osservazione su questo è che effettivamente, visto che il criterio di dannazione nell'inferno e di penitenza nel purgatorio è diverso, perché come abbiamo detto più volte, le anime dei dannati sono nell'inferno per un peccato effettivamente commesso di cui non si sono pentiti, e nel caso avessero commesso più peccati vanno a finire per sempre nel cerchio del peccato più grave. Nel purgatorio le anime non stanno purgando peccati effettivamente commessi, perché i peccati commessi sono già stati cancellati dal perdono divino, perché se sono salvi, se sono in purgatorio, è perché si sono pentiti. E Dio risponde gioiosamente alla contrizione e quindi perdona i peccati fatti. Quindi che cosa fanno le anime del purgatorio? Si puliscono, si purificano dalle tendenze psichiche verso ogni peccato. Non è che stanno scontando peccati commessi, fatti. Quindi da ciò deriva che evidentemente per Dante, come peccato effettivamente commesso, il peccato di lussuria eterosessuale è un peccato di incontinenza, e cioè di mancata regolazione di una tendenza di per sé non riprovevole, come la sessualità eterosessuale, ma questo non per Dante, per la Chiesa, no? Da sempre. E invece, come peccato effettivamente commesso, la sodomia è un peccato più grave, quindi di violenza, perché consiste nel versamento del seme non ai fini riproduttivi. Infatti nella Summa Teologica di Tommaso la sodomia viene trattata insieme all'onanismo come peccati analoghi, la cui gravità consiste appunto nella pratica sessuale non riproduttiva. Invece, per tornare al purgatorio, che è quello che attira più l'attenzione di Dante, perché il pensiero dell'inferno è piuttosto tradizionale, ma il fatto che in purgatorio siano insieme omosessuali ed eterosessuali lussuriosi implica che per Dante, come tendenza, è esattamente lo stesso che l'attrazione provenga da esseri dello stesso genere o da esseri dell'altro genere. E questo è davvero di un'apertura da parte di Dante notevole. Infatti ha destato, come vi dicevo, grandi critiche, come anche ha destato grande perplessità nel Novecento il fatto che Dante dimostri questa stima, questo amore per un sodomita, come l'episodio di Brunetto. Pseudo problema, a mio avviso, che solo un prurito del Novecento, paradossalmente più pregiudiziale dei lettori medievali, ha portato a polemiche e risposte erudite davvero deliranti, a mio avviso, secondo cui il peccato di Brunetto non può essere la sodomia, perché non è possibile che Dante sia così gentile nei suoi confronti, oppure addirittura, e questi, come dico sempre, non si capisce che libro abbiano letto, in realtà Dante non vuole bene a Brunetto, ma tutto il suo atteggiamento è sarcastico. Tutto per, insomma, giustificare quello che si basa su un pregiudizio. È chiaro che per Dante la sodomia è un peccato grave, perché è un peccato di violenza contro Dio, ma non è più grave, insomma, della blasfemia o dell'usura.
Mi domandano se c'è una punizione per il lesbianesimo. No, no. Non esplicito almeno, e non nella tradizione che legge, non compaiono donne lesbiche nel libro. No, però io credo che sia, diciamo che sia ragionevole pensare che fra le tante anime che sono nel fuoco purgatoriale che purifica i lussuriosi, certo Dante di tutti quelli che vede ne parla solo con pochissimi, no? E beh, è molto probabile che tra i lussuriosi del purgatorio ci siano uomini e donne con tendenze omosessuali ed eterosessuali, ma lui non parla mai con una lesbica, insomma. Del resto parla con pochissime donne nel viaggio, eh? Qualche altro dubbio? Non ce ne sono. Bene, allora rileggiamo il canto. Ora c'è in porta l'un dei duri margini e il fumo del ruscel di sopra ruggia, sicché dal fuoco salva l'acqua e gli argini. Quali fiamminghi tra guizzante bruggia, temendo il fiotto che in per lor s'avventa, fanno lo schermo per chi il mar si fuggia, e quali padoan lungo la brenta per difender lor ville e lor castelli, anzi che Carentani il caldo senta, a tale immagine eran fatti quelli, tanto che né si alti né si grossi, qual che si fosse lo maestro Fenni. Già eravam dalla selva rimossi tanto, ch'io non avrei visto dov'era, perché indietro rivolto mi fossi, quando incontrammo d'anime una schiera che venia lungo l'argine, e ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare un altro sotto nuova luna. E si ver noi aguzzavan le ciglia come il vecchio Sartor fa nella cruna. Così addocchiato da cotal famiglia, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: qual maraviglia! E io, quando il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sicché il viso abbruciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto. E chinando la mano alla sua faccia, risposi: siete voi qui, ser Brunetto? E quelli: oh figliol mio, non ti dispiaccia se Brunetto latino un poco teco, ritorni indietro e lascia andar la traccia. Gli dissi lui: quanto posso ben prego, e se volete che con voi m'asseggia, farò il se piace a costui che vos seco. O figliol disse: qual di questa greggia s'arresta punto, giace poi 100 anni, senza arrostarsi quando il fuoco il feggia. Farò va oltre, e ti verrò a panni, e poi ridugnerò la mia masnada che va piangendo i suoi eterni danni. Io non osava scendere della strada per andar par di lui, ma il capo chino tenea com'uom per reverente vada. El cominciò: qual fortuno destino, anzi l'ultimo di qua d'ultimena, e chi è questi che mostra il cammino? Lassù di sopra in la vita serena, rispose lui, mi smarrì in una valle avanti che l'età mia fosse piena. Pur ier mattina le volsi le spalle, questi m'apparve tornandì in quella, e reducimi a ca per questo cammino. Ed elli a me: se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso corpo, se ben m'accorsi nella vita bella. E se io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Ma quello ingrato popolo maligno che discese di Fiesole ab antico e tiene ancor del monte del macigno, ti si farà per tuo ben far nemico. Ed è ragion che tra i lazzi sorbi si disconvien fruttare al dolce figlio. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba, dai loro costumi fa che tutti formi. La tua fortuna tanto onor ti serva, che l'una parte e l'altra avranno fame di te,
ma lungi fia dal becco l'erba. Facciano le bestie fiesolane, strame di lor medesime, e non tocchin la pianta, talcuno sorge ancora in lor letame, in cui riviva la sementa santa di quei roman che vi rimase quando fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse tutto pieno il mio dimando, rispose io lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che nella mente m'è fitta e or m'accora la cara e buona immagine paterna di voi quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'uomo si afferma. E quant'io l'abbia in grado, mentre io vivo, convien che nella mia lingua si scerna. Ciò che narrate di mio corso scrivo, e servolo a chiosar con altro testo, a donna che saprà se a lei arrivo. Tanto voglio che vi sia manifesto, purché mia coscienza non negarra, che alla fortuna, come vuol, son presto. Non è nuova agli orecchi miei talar, però giri fortuna la sua rota, come le piace il villan la sua marra. Lo mio maestro allora in sulla vota destra si volse indietro e riguardò-mi. Poi disse, bene ascolta chi la nota. Né tanto di me parlando vommi con Ser Brunetto e dimando chi sono i suoi compagni più noti e più sommi. Ed egli a me, saper d'alcuno è buono, degli altri fia laudabile tacerci, che il tempo saria corto a tanto suono. Insomma, sappi che tutti fuor cherci letterati grandi e di gran fama, d'un peccato medesimo al mondo lerci. Priscianzen va con quella torba grama e Francesco d'accorso anche, e vedervi s'avessi avuto di tal tigna brama, colui potei che dal servo dei servi fu trasmutato d'arno in bacchiglione, dove lasciò di malprotesi nervi. Di più direi, ma il venire il sermone più lungo esser non può, però chi veggio là surger nuovo fumo del sabbione. Gente vien con la quale esser non degno. Siete raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora, e più non cheggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Grazie della vostra attenzione, ci vediamo la settimana prossima e leggiamo il canto sedicesimo. Arrivederci. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, gracias.